Lei sì che veste bene, signora. Ti piace? Non è male, vero? È un modello che ho preso da Givenchy. Aspetta. Signora, scusi, cosa fa? Mi è venuta un'idea. Ecco, adesso vedrai. Ma perché si spoglia? Mettilo. Ma come ti... Bentornati in soffitta e benvenuti in un nuovo episodio del podcast dedicato alle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. Oggi ho il piacere di dedicare la nostra puntata a una delle icone più affascinanti e talentuose del cinema italiano internazionale, la bellissima Dagmar Lassander. Con quella sua eleganza senza tempo e un talento che attraversa generi e decenni, Dagmar ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, diventando un vero e proprio simbolo di grazia e sensualità sul grande schermo. Prima di immergerci in questo viaggio tra 5 film che hanno segnato la sua straordinaria carriera, voglio ricordarvi che quello che segue non è una classifica, ma una selezione personale di 5 opere che ritengo imperdibili per chiunque voglia scoprire o riscoprire il talento e il fascino di questa straordinaria attrice. Che siate già fan di Dagmar o semplici curiosi, preparatevi ad essere affascinati. E se vi trovate a sorridere pensando a lei, non siete soli. La sua capacità di unire sensualità, eleganza e un pizzico di malizia è qualcosa che va oltre il talento. È pura magia. Quindi, mentre vi racconto di questi film, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi alla soffitta di Pippo. Pronti a lasciarvi sedurre dal fascino senza tempo di Dagmar? Allora, senza ulteriori indugi, accendiamo i riflettori e partiamo alla scoperta di 5 film che hanno fatto di Dagmar Lassander un'icona del cinema. Iniziamo la nostra esplorazione con un classico dell'horror diretto da uno dei maestri del genere. Quella villa accanto al cimitero del 1981, un'opera che ci trascina nelle profondità oscure dell'horror sotto la guida esperta di Lucio Fulci. In questo inquietante viaggio, Dagmar Lassander incarna Laura Gitleson, l'agente immobiliare che si trova al centro di una storia avvolta nel mistero e nel terrore. La sua performance aggiunge un tocco di eleganza al mistero, all'atmosfera già tensa di tensione, mentre la famiglia Boyle si avventura nella sua nuova dimora, ignara del passato macabro che avvolge la casa. La villa, con il suo legame con il dottor Fred Stein e i suoi esperimenti raccapriccianti, diventa il palcoscenico di una serie di eventi spaventosi che catturano l'immaginazione dello spettatore, tenendolo incollato allo schermo. Dagmar Lassander, con la sua presenza, contribuisce a creare un'atmosfera carica di suspense, mentre il mistero si dipana in una narrazione che mescola abilmente il gotico con l'horror puro. Quella villa accanto al cimitero è un film che esplora i confini tra la vita e la morte, tra la scienza e l'occulto, offrendoci una finestra su un mondo dove il terrore si nasconde dietro ogni angolo. Il ruolo di Dagmar Lassander è un esempio perfetto di come un personaggio, anche non protagonista, possa diventare cruciale per l'intensità e la profondità della storia. Con questo film Dagmar Lassander ci dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi e brillare in contesti cinematografici diversi, confermando il suo status di icona del cinema di genere. Quella villa accanto al cimitero rimane un titolo imprescindibile per gli amanti dell'horror e un capitolo fondamentale della carriera di una delle attrici più affascinanti e talentuose del panorama cinematografico. Proseguiamo la nostra esplorazione dei film di Dagmar Lassander con un titolo che la vede protagonista in un ruolo indimenticabile, La lupa mannara del 1976. Nel cuore degli anni 70, La lupa mannara ci porta in un viaggio oscuro e seducente attraverso la leggenda della licantropia, con Dagmar Lassander che interpreta il ruolo di Elena Neseri, un personaggio chiave di questa storia di desiderio e distruzione. Questo film, diretto da Rino Di Silvestro, si distingue per la sua audace mescolanza di erotismo e horror, portando sullo schermo una narrazione che sfida le convenzioni ed esplora gli abissi più profondi dell'animo umano. La protagonista, la contessina Daniela, è afflitta da una maledizione che la trasforma in una creatura della notte, una divoratrice di uomini in senso letterale. Dopo averli sedotti, li sbrana, in un ciclo di seduzione e morte che sembra non avere fine. Dagmar Lassander, con la sua interpretazione di Elena, contribuisce a creare un'atmosfera densa di tensione e mistero, aggiungendo profondità a una trama già ricca di colpi di scena. La lupa mannara è un film che gioca con i cliché della licantropia in un modo unico, inserendoli in un contesto che mescola il gotico con elementi moderni, creando un'opera che rimane impressa nella memoria dello spettatore.
La recitazione di Dagmar Assander è essenziale per il successo del film, dimostrando la sua abilità nel dare vita a personaggi complessi e sfaccettati, capaci di navigare tra la vulnerabilità e la forza, tra l'umano e il sovrumano. Attraverso la lupa mannara, Dagmar Assander ci offre una delle sue interpretazioni più intense, unendo la sensualità e il terrore in un equilibrio perfetto che cattura l'essenza del cinema di genere italiano di quel periodo. Un film che, per la sua audacia e originalità, continua ad affascinare e a terrorizzare una nuova generazione di spettatori. Continuiamo la nostra rassegna dedicata a Dagmar Assander con un altro film di Lucio Fulci, che la vede protagonista in un contesto avvolto dal mistero e dall'occulto, Black Cat, il gatto nero. Nel 1981 Lucio Fulci ci immerge nelle atmosfere cupe e inquietanti di Black Cat, il gatto nero, un film che esplora i confini tra il soprannaturale e il reale attraverso la figura di Robert Miles, uno psicologo con l'abilità di comunicare con i morti e di controllare la mente del suo gatto nero, un animale tanto affascinante quanto letale. Dagmar Assander interpreta Lillian Grayson, un personaggio che si trova a navigare in questo oscuro intreccio di vendette e mistero. La trama si dipana in un crescendo di tensione, dove il gatto nero diventa lo strumento di morte per chiunque si opponga al suo padrone. La scoperta di una fotografa, Jill, che lavora a stretto contatto con due detective di Scotland Yard, porta alla luce la sinistra verità che lega gli omicidi misteriosi alla presenza dell'inquietante felino. Lillian Grayson, interpretata con maestria da Dagmar Assander, si ritrova immersa in una storia che sfida ogni logica, dove il confine tra la vittima e il carnefice si fa sempre più labile. Black Cat, gatto nero, è un viaggio nel cuore dell'horror fulciano, dove la regia magistrale e l'atmosfera densa di suspense creano un'opera che rimane un punto di riferimento per gli amanti del genere. La performance di Dagmar Assander aggiunge un ulteriore strato di complessità al film, confermando il suo talento nell'affrontare ruoli che richiedono una profonda immersione emotiva e psicologica. Attraverso Black Cat, il gatto nero, Dagmar Assander ci regala un'altra prova della sua versatilità come attrice, capace di muoversi con disinvoltura tra le ombre di un racconto horror di grande impatto. Un film che, con il suo mix di mistero, occulto e tensione, continua a tenere gli spettatori incollati allo schermo, testimoniando la maestria di Fulci e il talento indiscusso della Assander. E proseguiamo la nostra panoramica sui film di Dagmar Assander con un cambio di registro, passando dall'horror alla commedia con il mitico Viva la foca. Nel 1982 Dagmar Assander entra nel mondo della commedia italiana con Viva la foca, diretto da Nando Cicero. In questo film Dagmar interpreta Serena Patacchiola, un personaggio che si trova a interagire con Andrea, una giovane veneta che arriva a Roma con grandi sogni di carriera, ma che nel frattempo si ritrova a lavorare come colf per una famiglia decisamente fuori dagli schemi. Viva la foca è una commedia esilarante che gioca con situazioni al limite dell'assurdo, dove la vita di Andrea si intreccia con quella di personaggi bizzarri e situazioni comiche, creando un mosaico di risate e intrighi. Dagmar Assander, nel ruolo di Serena, contribuisce a questo vivace affresco sociale con una performance che mescola charm e ironia. Il film si distingue per la sua capacità di catturare l'essenza della commedia italiana, con un occhio critico verso le dinamiche sociali e familiari, il tutto condito da un umorismo che non risparmia nessuno. La presenza di Dagmar Assander arricchisce la narrazione, portando sullo schermo una figura femminile forte e indipendente, che naviga con disinvoltura tra le follie della capitale. Con Viva la foca, Dagmar Assander ci mostra un lato diverso del suo talento, immergendosi in una commedia che, pur nella sua leggerezza, non manca di offrire spunti di riflessione sulla società e sul ruolo della donna. Un film che, grazie alla sua interpretazione, diventa un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema italiano e le sue molteplici sfaccettature. Chiudiamo la nostra selezione con Il rosso segno della follia del 1970, un capolavoro del genio di Mario Bava che ci trascina nelle profondità dell'orrore psicologico. In questo inquietante thriller, Dagmar Assander interpreta Ellen Wood, un personaggio che si ritrova immerso in un vortice di paura e mistero, circondando la figura di John Ellington, un affascinante e disturbato proprietario di un atelier di abiti nuziali con un oscuro passato. La vita di John è segnata dall'omicidio di sua madre e del suo patrigno, un evento traumatico che lo spinge a diventare un serial killer, ossessionato dall'idea di uccidere giovani spose. La trama si infittisce quando anche sua moglie Mildred diventa una delle sue vittime, ma il suo spirito non trova pace e torna a perseguitarlo, accelerando la sua discesa nella follia.
La performance di Agma Lassander nel Rosso segno della follia aggiunge un ulteriore livello di tensione alla narrazione, con il suo personaggio che rappresenta un faro di normalità in un mare di caos. La sua presenza sullo schermo è magnetica e la sua capacità di trasmettere forza e vulnerabilità allo stesso tempo rende il film ancora più coinvolgente. Il Rosso segno della follia è un viaggio allucinante nel cuore dell'oscurità umana, dove l'amore, la morte e la vendetta si intrecciano in maniera indimenticabile. La regia di Bava crea un'opera che rimane un punto di riferimento del cinema horror, un film che continua a incantare e terrorizzare le nuove generazioni di spettatori. E così, cari soffittari, si conclude il nostro viaggio attraverso i film che hanno visto, protagonista e non, la straordinaria Dagmar Lassander, un'attrice che ha saputo incantare con la sua presenza scenica, la sua bellezza e il suo indiscutibile talento. Dall'inquietante Il Rosso segno della follia alla commedia esilarante di Viva la foca, abbiamo esplorato ruoli che dimostrano la versatilità e la profondità di Dagmar, una vera icona del cinema di genere. Spero che questa selezione vi abbia ispirato a riscoprire alcuni dei suoi film più significativi e che il fascino di Dagmar Lassander abbia acceso in voi la stessa ammirazione che ha acceso in me. La sua capacità di navigare tra i generi, portando sempre una freschezza e un'intensità uniche ai suoi personaggi, rende ogni suo film un'esperienza da non perdere. Ora però la parola passa a voi. Quale film di Dagmar Lassander vi ha colpito di più? Avete un ruolo preferito o una performance che vi ha particolarmente emozionato? Condividete le vostre opinioni e i vostri ricordi nei commenti. E se c'è un'altra stella del cinema che vorreste vedere nei prossimi episodi, scrivetelo nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like a questo video e se lo avete apprezzato di iscrivervi alla soffitta di Pippo per non perdere futuri contenuti dedicati alle grandi icone del cinema. La nostra esplorazione delle stelle che hanno illuminato il grande schermo continua e ci sono ancora molte storie da raccontare e personaggi da scoprire. Grazie per avermi seguito in questa puntata dedicata a Dagmar Lassander. Alla prossima e ricordate, il cinema è un viaggio senza fine, una finestra aperta sui sogni, le emozioni e le storie che ci rendono chi siamo. Cliccate sul video accanto per conoscere anche la biografia di questa straordinaria attrice.